Una parentela ingombrante. Enrico Letta, enfant prodigio del centro-sinistra, dal Partito Popolare al PD, incoronato a Palazzo Chigi dalle larghe intese, e lo zio Gianni, storico braccio destro di Berlusconi, che oggi quel governo non lo sostiene più. Zio Gianni ha sempre avuto un'influenza strana sul piccolo Enrico. Quando ha compiuto 6 anni, suo zio non gli ha regalato un trenino, no. Lo ha nominato nel CDA di Trenini Italia. Comuni origini democristiane, poi percorsi divergenti. Da un lato Gianni, l'eminenza grigia, mai iscritto a Forza Italia, eppure tanto indispensabile da ottenere l'incarico di sottosegretario in tutti i governi Berlusconi. Dall'altro lato Enrico, prima pupillo di Beniamino Andreatta, poi di Romano Prodi nell'Ulivo. Percorsi che oggi tornano a intersecarsi, con il giovane presidente del Consiglio a guardarsi le spalle da Renzi e lo zio che riconquista la ribalta come grande mediatore tra Berlusconi e il segretario PD, tanto da essere ammesso all'incontro fra i due al Nazareno. Ma è vero che lei ha dovuto chiamare suo zio Gianni Letta per conoscere i dettagli dell'incontro Renzi-Berlusconi? Parliamo di cose concrete. Senti, hai visto come l'hanno fatto fuori? Un colpo di Stato, veramente? Si vergogneranno davanti ai loro figli. Povero Galliano. E ci vediamo presto. Salutami zia. Ciao. Così la parodia di Ubaldo Pantani, ma telefonate a parte, sono poche le immagini pubbliche insieme, come quelle che raccontano una staffetta al governo tra zio e nipote. Gianni c'è nel Enrico l'incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 2006, quando si passò dal terzo governo Berlusconi al secondo governo Prodi. Nel 2008 Enrico gli restituirà la poltrona, Prodi è caduto e si torna a Berlusconi. Ma entrambi di tanto in tanto si trovano a fare da mediani. Fu a cena a casa di Gianni Letta nel 1997 che D'Alema e Berlusconi siglarono il cosiddetto patto della crostata, accordo sulle riforme costituzionali. Enrico, proprio l'anno dopo, divenne ministro nel governo D'Alema. Quando lo portava al cinema, lo zio Gianni giustificava sempre i cattivi. Devi capire, caro Enrico, che Darth Vader ha le sue ragioni. I Jedi fanno un uso criminale della magistratura galattica. Madonna. Da allora Enrico è diventato un politico perfetto. Non distingue più il bene dal male, perfetto. Contro di loro si scagliano Grillo e Grillini, che vedono nella parentela l'emblema di l'inciuccio perenne, espressione di intrecci di potere e familiari. Per 20 anni ha fatto il nipote di suo zio, come lo devo vedere? In verità, se posso rispondere su questo, devo dire che da 46 anni che faccio il nipote. Lei è anche il nipote di Gianni Letta, braccio destro di Berlusconi, amnistiato per finanziamento illecito dei partiti, indagato da varie procure d'Italia, tipico intreccio familistico del potere in Italia. Oggi al governo Enrico Letta si trova a interpretare un insolito ricambio generazionale che lo ha visto, ad esempio, pensionare anche uomini vicini allo zio, come l'ex presidente INPS Mastrapasqua. Forza Italia, d'altronde, non sostiene più il suo esecutivo. Come faremo adesso senza le battute di Crozza su Letta, raccomandato dallo zio e gradito a Silvio? Ieri la notizia dell'ok di Berlusconi è diventata ufficiale quando ha chiamato in questura. Lasciatelo governare. È il nipote di Gianni Letta. Pascia la Minetti a prenderlo.